come suono. Ho un altro incubo del cazzo. Che hai sognato? E c'ero io. E c'era mia... Chi? No, lascia perdere. Abbiamo bevuto troppo ieri sera. Sto male. Oh, tranquillo, eh. Non era reale, dai. Un po' d'acqua? Una commissione di esperti internazionali ha confermato la presenza di armi chimiche in Iraq. Il presidente degli Stati Uniti, George Bush, ha posto l'ultimatum al dittatore iracheno Saddam Hussein. Se entro 2 settimane questo arsenale non sarà consegnato alle autorità internazionali, la coalizione guidata dagli Stati Uniti invaderà il paese. My fellow citizens, events in Iraq have now reached the final days of decision. All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. No, che schiattassero tutti e due. Allora, che cosa hai sognato? Delle sfere, luminose, che giravano per tutto lo spazio e gli assomigliavano a quelle... Gustavus Idman Miller, ecco dove era finito. Ah, vediamo cosa ne dice lui. Cos'è, giochiamo a far volare i cuscini al buio? Vediamo cosa dice Gustavo Silva Miller. Pianeti. Sognare dei pianeti vuol dire un viaggio faticoso o un lavoro sfiancante. Vai a fare in culo, dai. Aspetta, dicevi che erano luminose. Forse è meglio vedere le stelle. Buono, dai, sono tutte cagate. Ma sì, dai, prova con le stelle. Non ho capito perché poi ti sei fissato con questo cazzone di Miller. Gustavo Silva Miller. Gustavus Idman Miller. Idman Miller. Leggiti piuttosto Jung. Chi? Jung. La smorfia? Entrambi sono più elevati intellettualmente. Tranquillo, è un gioco. Basta che ti riprendi. Ah, dai, vediamo le stelle. Allora, stelle. Stella cometa. Stella di Natale. Stelle cadenti. Sognare delle stelle che arcanamente si accendono e si spengono vuol dire che nel futuro dovrà aspettarsi degli avvenimenti misteriosi oppure dei cambiamenti radicali. Stelle che girano. Vedere delle stelle che girano intorno alla Terra è il presagio di grandi sconvolgimenti o di catastrofi globali. Meglio il viaggio faticoso allora. No, meglio andare a letto. Seven.
alaikum assalam. Anna Jaratki Iftalbab. Please, open the door. It's dangerous. Stay outside. I'm your neighbor. Come. Come in, madam. Thank you very much. God bless you. I'm living in the villa. In the villa in front of you. Nice to meet you. I heard you are American. My flash, no. I'm Australian. Nice to meet you too. I'm Swiss. Are you Swiss? And from where? Zurich, Geneva, Lausanne? Lugano. Lugano. E parla italiano? Sì. I miei genitori erano italiani. Che Allah abbia misericordia di loro. Sono morti. No. Emigrati. Alhamdulillah. È italiana pure lei. Questo sì che è un miracolo. Dio è grande. Gloria a lui, altissimo. Suo marito non è in casa. E perché? Non volevo disturbarlo. È un uomo importante. Che Allah si compiaccia di lui. Don't worry. Non c'è. E puoi darmi del tu. Posso? What? Sure. Ciao, sono Fatima. Welcome, sister. Mi chiamo Zahra. Come in. Accomodati. È bella la tua casa, sorella. Complimenti. Thank you. Era di un ministro apostata del regime. E avete anche la piscina? Ah, no, mi dispiace, no. Però c'era un bel giardino. Se vuoi te lo faccio vedere. È un po' secco, sai, con l'acqua qui. È un problema. E poi io non sono molto brava con... Lascia stare, fa un caldo terribile là fuori. Non hai l'aria condizionata? No, mi dispiace. Tuo marito la disapprova! No, si è rotta. Non sappiamo come ripararla. Anzi, tu conosci qualcuno che lo sa fare? No. Vieni, sediamoci qui, che c'è corrente d'aria. Noi ce l'abbiamo, Che Dio sia lodato. Mashallah. Mashallah. Beh, quando questo caldo scende un po', vieni da me a prendere il sole, eh? Noi abbiamo anche la piscina. Tuo marito te lo lascerà fare. I think so. E la vostra casa, di chi era? Quando siamo arrivati, dentro c'erano già degli altri fratelli che stavano per andare in una casa più grande e questa ce l'hanno data a noi. Quando siamo entrati, dentro non c'era più niente. E l'aria condizionata? Ci hanno lasciato giusto quella. E poi come avete fatto? Mio marito ha recuperato un po' di cose in giro. È bravo. Beh, se ti serve qualcosa, sorella, io sono qui. Puoi chiedere a me. Beh,
so se posso. Certo. Ho visto che avete la parabola, l'antenna. Yes. E tuo marito ti lascia guardare la TV? Sì, non c'è problema. Ma non nulla, gloria a Dio misericordioso. Volevo vedere un programma che guardavo a casa. Qual era il tuo nome prima? Elisa. Io mi chiamavo Betsy. Stai tranquilla. Sono sicuro qui. Anch'io ho nostalgia di casa. Droni? Sì. Vieni. Vieni, andiamo al riparo. Vieni! Thank you.
sarai d'ora in avanti, lo avrai vicino. Al mio seno ti ho allattato, ma il deserto ti ha abituato all'assenza della gente che gli è così frequente. E lo splendore della tua fronte si rifletterà in quella stella all'orizzonte che ti guiderà. Gli altri hanno tanti balocchi e una casa certo, tu invece hai per giocare la sabbia del deserto. Abituati al deserto, mio tesoro, e alla tua stella che riversa ovunque tu vada la sua luce d'oro. Mamma, io non voglio morire. Coraggio, hai ricevuto la tua chiamata e dovrai rispondermi. Quale chiamata? La tua chiamata al dovere, figlio mio. Allora, chi c'era questa volta? Ho sognato che mi stavano per condannare a morte. E che piangevo! E c'era pure mia... questa qua ce la giochiamo! Guarda! Ho preso la smorfia. Allora, hai detto il condannato a morte, giusto? Fa 39, poi... Piangere, hai detto piangere, fa 60, dammi il terzo. Senti, sei una bestia! Senti, allora, sono mesi che in questa casa non si dorme. Almeno una piccola ricompensa economica, dammi il terzo. Fottiti! Avevi paura? Che cosa te ne frega? Basta che mi dici sì o no. Secondo te? Secondo me sì. Quindi, paura, 90. Allora, 39 condannato, piangere 60, 90 paura. 39, 60. L'aviazione israeliana ha bombardato un obiettivo in Libano in risposta al lancio di razzi avvenuto ieri. Il sito colpito si trova vicino a Nahamedra, Beirut e Sidone. Secondo fonti palestinesi citate dalla TV libanese Al-Manar, il raid non ha provocato né feriti né danni significativi. Un portavoce dell'esercito israeliano ha definito il bombardamento aereo una risposta ai quattro razzi lanciati il giorno prima sul nord dello Stato ebraico. Il primo dei tiri era stato rivendicato da un gruppo musulmano sunnita collegato ad Al-Qaeda. Secondo l'agenzia di stampa nazionale del Libano, tuttavia, la risposta israeliana era indirizzata contro le basi di una formazione palestinese, nota per il suo sostegno al governo siriano. Si è allontanato. Che Dio sia lodato. Dio è grande. Che cosa volevi vedere? E vai a cercare. Sono e cerca l'RSI1. What? RSI1. RSI1 è il canale della Svizzera italiana. Oh, tra poco fanno un programma carino. Ho calcolato il fuso orario. Si chiama Nozze Perfette. The perfect wedding. I know it. I love it. Ce l'avete anche voi? Yeah. È vero, perché quello è tutto un foto. È che non lo trovo. Tu leggi bene l'arabo? Ma vai, neanche lo so parlare. Oh. Tieni, io lo sto studiando. Ma per ora prayers in basic conversation. Guarda quanti libri che ha il ministro. Meno male che qualcuno è in inglese. Sto cercando di capire quali tenere e quali no. Perché tuo marito ha detto di bruciare quelli che non sono appropriati. Quelli che non servono.
Beh, insomma, non ci capisci niente nemmeno tu. No. E quello australiano quando lo fanno? La sera tardi, ma mio marito sarà già tornato. No, a casa. No. Vabbè, ma poi io la sera ho la skypata con la mamma. What? Skype? Con la mamma. La sera c'è la rete, almeno per noi. Certo, certo. Anch'io Skype my mom. Lei è rimasta sola tra i miscredenti. Dio abbia misericordia di lei. Dio è grande. Scusami, è ormai quasi ora. Oh, sì. E poi l'Ucraina ha messo in piedi anche gli aeroporti. Kiev ha annunciato di aver respinto una grande rotta, un assalto ribelle sostenuto dal carri armati contro l'aeroporto di Donetsk, toccaforte dei separatisti filorussi della stessa rete. Eccolo! Nozze perfette! Hey, that's the perfect wedding hat! Alhamdulillah! Alhamdulillah! No, ma scusa, ma questa è la stagione scorsa, perché la diventano... Non importa, guarda che bel vestito! No, guarda, me la ricordo benissimo quella puntata. Finisce che scelgono un abito con una schifezza. I don't think so. Sì, perché non prenderà quello che sta provando adesso, vedi che lo restituisce. Stupida, non farlo. Ah, aspetta, ho capito! Non è R6-1, è R2! Ai dai, l'Italia rimane sempre indietro! Dai, cerchiamo ancora. L'ho letto su uno dei libri del ministro. Cioè, l'Italia, però lo fateci fare. I'm afraid they're coming back. Come on, let's go down. È bello il vostro rifugio. Meglio aspettare. I posali ci sono altri. Che due coglioni. Il ministro apostata li ha fatti portare da... Da dove vieni? Da un super archaeological site. Da casa mia. È su guerrieri. E mica del gente in bocca agli zombie, no? Facciamo quattro chiacchiere, è umano. Da Nagorno-Karabakh, voi occidentali pensate che è in Azerbaigian, invece è uno stato libero. Ma non lo sento bene. È successo una macchia, però quando state voi? Oh, ma l'hai fatta pure tu la guerra? Ma è la prima o la seconda? La prima. No, ero piccolo. I miei sono scappati in Russia. E la seconda? No, ero a Parigi da mio zio. Che cazzo, però. Ne potevi passare almeno un po' di stislamici, no? Però... questi stronzi sono tosti. Io volevo andare a combattere in Siria, ma venire qua costava meno. Appunto. Vabbè, fare i soldi. I cazzo dei volontari, ma almeno i soldi ci li potevano pure ridare, no, del biglietto. E fuck, tanto stanno imbaccate le soldi. Io sono da Frosinone. Ti presento la Lazio. No. Sono Nico. Colin. Hai detto il tuo vero nome? Perché tu no? Io no. Sei uno nuovo? Sì. E te stai a cagare sotto, eh? Ti è FIFA, eh? Are you afraid? No! È che non dovevano piantarci così! Avevano detto che non bombardavano! E te è venuta la cagarella? No! Università a Venezia. E com'è che lo parla, che lo parla in questo male allora? Lo caro mio lo parla meglio di te? Perché ho studiato poco! Ho studiato poco. Mio padre ha detto di tornare per fare business con lui. Ah, te l'ho detto che ti sta venendo la cagarella! Ma vaffanculo! Fuck you, ho fame! Sono 40 ore che non mangio. Vaffanculo, ho fame. Te mangia. L'asino quando raglia, te appetite. Grazie, fratello. Figurati, fratello. Con questo freddo le dita non funzionano. Dimmelo a me. A casa mia siamo già a 20 gradi. Dove piano, che ti strozzi! Appena usciamo da sta cazzo di Stalingrado, ti porto a casa mia.
a mangiare a pacchio, eh? A mamma ci fa piacere. Non siamo vivi da questo buco di merda. Tu vieni da me a Nagorno-Karabakh. Casa mia, casa tua. Qui invece sembra la casa di Pablo. Io non ho mai finito quella missione. Speriamo di uscire vivi da questo buco di merda. Ci giochi pure tu. Call of Duty? Certo! Dai! Oh, ma i primi eri meglio, eh? Sì. Appena si spaccava proprio. Ma quando lo ricordi Alexei Voronin nella battaglia di Stalingrado? Grande! Oh, John Martinelli, te! Quante volte sono sbarcato in quel ragazzo dell'Urmangio. And denied, I could.
Allora Morì gli chiese il nome e quello disse di chiamarsi... Dopo aver discusso della crisi in Ossetia del Sud con il collega statunitense George Bush e con le autorità cinesi che si sono espresse contro la guerra, il primo ministro russo Vladimir Putin direttamente da Pechino, dove si trova per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici, garantisce azioni di risposta... Smetterla di bere. Tu devi farti vedere da qualcuno, perché non puoi andare avanti così. Tu sei sempre quello che è meglio per me. Allora, se non ti frega niente di te, pensa almeno a quelli che ti stanno intorno. Se bevo, riesco a non sognare! Tu bevi perché sei uno stronzo egocentrico! Thank you.
tante vengono qua. Non ti preoccupare. Tante lo hanno fatto. E col permesso di Dio, tante lo faranno ancora. Anche tu? No, io no. Io sono venuta qui da sola. Volevo combattere. Poi Dio ha deciso che fosse più utile come moglie e come madre. Dio è grande. God is great. Ma guarda la sposa. È brutta, non mi piace per niente. È più grassa di me e la fanno andare in televisione, non è giusto. Yes, but the bridegroom. Look, he's so handsome. Magari mio marito fosse così. Anche se asiatico, che posto sarà? Filippine? No, I think it's China. Cina? Yes. Ah, perché adesso in Cina ci sono tipi così? Io pensavo che fossero tutti sfigati, Da noi i cinesi non sono mica così. Io mi sento chiuso. Siediti. Ecco dove dovevo cercarmi il marito. Tuo marito non è mica brutto. Dio è stato molto misericordioso con te. Ci credo che ha fatto colpo anche su internet. Sì, l'hai visto. È carino. Forse anche intelligente. Peccato che io non capisco una sola parola di quello che dice. Su internet almeno c'era sempre qualche fratello che traduceva. Look, fireworks! Oh, ammazza, che culo! Ah, beh, certo, i cinesi li sanno fare fuochi d'artificio. Ah, adesso lo postiamo su Facebook, così tutti quelli che sono rimasti a casa schiacceranno l'invidia! E l'hanno ritratta! Che? Il smartphone! Chi? Il sergente! Ma sai che non ho capito una mazza? Tu sei un cyborg! Ma come cazzo vi chiamano? Voi, quelli del governo, sei un cyborg di merda! A noi smartphone li hanno tolti durante l'addestramento! L'hanno cancellata la pagina Facebook per non essere identificati! Buono, frate, respira, Be cool! Ti sono dato l'ultimo masca di nevo! Ti sono invitato a casa mia a mangiare al bathroom! Ma non pensare con il culo, no? Usa il cervello pure se te l'hanno lavato! Senti, là fuori sta una bomba, ok? E non sappiamo nemmeno se sono nostri o se sono vostri. Magari qua sono morti tutti! Tu mi puoi consegnare i tuoi? Ma senti, ma i miei non ci stanno più! Li sono persi, ok? Te ne porto pure! Me l'hai detto tu! Quindi adesso dobbiamo solo pensare a tirare fuori il culo da qua, ok? Se incontriamo i compagni tuoi mi fa far prigioniero. E se incontriamo gli amici miei ti faccio far prigioniero io, tanto poi dopo chiedono il riscatto, come giocano i calciatori alle figurine. Come cosa? Lascia perdere le figurine dei calciatori, volevo dire lo scambio dei prigionieri. Sì, ma prima ti ammazzano di botte. Dicono che i cyborg ti tagliano i coglioni. Ma ti infilano su per il culo. È tutta propaganda! Io non lo so mai visto. Anche i nostri gli dicono che non lo fanno. Senti, facciamo una cosa. Facciamo una bella sfida sotto al sole e crepiamo proprio, facciamo un patto. Niente prigionieri. Come va, va. Gli diciamo che abbiamo incontrato uno che si è unito spontaneamente alla nostra causa. Cazzate! Nessuno crede. Allora, facciamo che vengo io. Deliberatamente passo dalla parte vostra. Tanto i nostri sono camerati al cazzo dei cani. Dicono che sono fascisti, ma tanto poi fanno tutti i bombinelli americani. Così si può fare! Però mi dai l'arma. E il smartphone. Certo. E chi me lo dice che non mi ammazzi tu prima, Ti do la mia parola d'onore. E la schiaffo dentro il culo! La tua parola, allora non lo puoi sapere! Fratello. Vabbè. No. You win.
so niente, smartphone! E voi fate tutto quello che dice il sergente? Sì. E se non lo fate? Se non lo facciamo ti fucilano sul posto. L'ho visto con i miei occhi. Se passi con noi niente Facebook, niente smartphone, niente saccheggi, niente stupri. Perché noi non siamo qui. Mazza che parte palle! Questo è! Ehi, va a vedere chi c'è fuori! Se no niente camion! Niente camion, niente pataccio! Abbacchio, voglio! Quello che vai a vedere! Britannici hanno allora, dove sei? Online vengono promessi soldi e altri beni materiali come premio per sposare un jihadista. Verrebbero offerti inoltre loro soldi per il viaggio e consigli su come non farsi fermare. La meta finale del viaggio è Raqqa, la capitale de facto dello Stato Islamico. Se c'è qualcuno al di fuori di Allah a cui la donna può prosternarsi, è la donna che si prosterna a suo marito. A suo marito, al marito si deve obbedienza totale. Prima che arrivassi tu, c'era una ragazza.
ragazza. Era una sorella. E poi è diventata una murta. Ha tradito. Lo sai cosa le è successo? Gli uomini l'hanno presa, perché gli uomini scoprono sempre queste cose. L'hanno presa e l'hanno portata in tribunale e c'è stato un giusto processo. E poi l'hanno portata in piazza e hanno cominciato. L'ho visto con i miei stessi occhi ed è stato un bel sign, perché se fosse tornata indietro, gli infedeli o gli apostati l'avrebbero torturata così a lungo per costringerla a tradire i suoi stessi fratelli. Ho capito! Non sai cosa fanno gli apostati e le persone che tornano indietro? Ho capito! Dirai da tuo marito? Il mio marito ha cose molto più importanti da fare. E poi non gli dirò niente perché non è successo niente. Capito? Tu non vuoi tornare indietro. I nostri mariti qui stanno combattendo affinché sia fatta giustizia. Io vorrei essere un uomo per combattere con loro. Il ministro apostata che viveva qui lo ha giustiziato tuo marito. L'ho visto con i miei stessi occhi. Dovresti essere contenta che Dio ti abbia assegnata a lui. Forse anche qui da noi prima o poi sarà fatta giustizia. Anche qui da noi prima o poi sarà così. Sì. Dio è grande! God is great! Mai perdere la fede in Lui. Se il tuo cuore vacilla, prega Dio affinché fortifichi il tuo cuore. Se ti senti sola, prega Dio affinché ti dia un figlio. Quello che vedi qui davanti non è la realtà, è un programma televisivo. Questa è la realtà, è l'unica realtà possibile che Dio ci ha scelto, Dio ci ha chiamato per farla esistere. Dio è grande, God is great. Dio è grande! Niente, chi allarma? Ah, bufano
Giorgio Buffoni? Sì. Ah, ok. Allora Laos. Laos è un paese, coglione! E perché mi conta pure quando è grosso? Cosa? Vabbè, vabbè, zitta, zitta, zitta. Livorno. Livorno. E lì c'è una base americana lì, non vale. Ah, ok. Lepanto. Lepanto? Non ho mai sentito. E là i nostri turchi gli hanno fatto un mazzo d'angolo. Sì, grazie. Allora io ti dico, oh Jacob, anche noi abbiamo fatto un culo così ai turchi là. Vai, Jacob, finisce con la V. Benafro! Benafro? Non l'ho mai sentito! Oh, ma sono ignorando! Basta città italiane! Hai capito? Basta città italiane! Vabbè, vabbè, cazzo! Mi chiude! Quella sì che è vostra. Stepano Kert. Non l'ho mai sentita. È la nostra capitale. Terra Cina, ma mi prendi per il culo? Fuck you e fuck la Cina! Oh, terra Cina, mare! Ci vado a fare i bagni d'estate, ci sta pure un sacco di gente tua. Ah, allora va bene. Lushta, Crimea, anche lì c'è un sacco di gente nostra che va al mare. Anzio! Anzio? Ti piace questa guerriera? Vai, cu. Odessa, città eroica! Questa non si sa se è il nostro volta. All'altri! Ti ho detto basta Italia! Coglioni! Vabbè, vabbè, vabbè. Amiens, ok? Prima guerra mondiale, grande battaglia dei carrarmati, a fanculo la guerra di trincea! Stalingrad! No, non vale, non ci sta più! C'è? Esiste! Vale! È stato un errore cambiare il nome! C'è, vale! Se fai le imbrogli con te non gioco più, eh! C'è anche il Call of Duty! Vale! Mamma! Posso? Certo, amore! Avanti con la prima! Se mi fai basta! Piglia di sto cazzo le punte e tante vinto tu, eh! Marrendo! Senti! Appena usciamo da... Se usciamo vivi da sta cazzo di casa di Pablo si sparano certe partite a Call of Duty perché le ho già giocate tutte! Tutte 16 le edizioni! Tutte! A questo lo dici tu? Perché io a casa ce n'ho una che manco è uscita sul mercato. E me l'ha data un amico mio, che ci ha lavorato sopra praticamente. Lì le missioni sono tutte a rovescio e tu per fare pure lo zombie così ammazzi tutti i capocciori. Io il zombie non lo voglio fare! E vabbè, lo fai tedesco allora. No, no, io il tedesco non lo so. Ma così puoi ammazzare Joe Martin nel di te? E tu l'hai fatto? Fatto che? Hai ucciso Joe Martin? Sì. Ha mandato lo sbarco! La sbarca è dato che gli americani del cazzo si sono tolti dei coglioni! Sì. Non hanno colonizzato l'Europa e la base di Livorno non ci sta più! Yes, yes, grande! Alexei, Poloni! Nella battaglia di Stalingrado. Tu hai ucciso Alexei Poloni? Non fai un mat, figlio di puttana! Ti ho chiesto se hai ucciso Alexei Poloni! Era l'uomo migliore che conoscevo! Tu ci hai fatto perdere la battaglia di Stalingrado! Con tutto stronzo! Non ho paura! You lost! Mamma, cambia! Mi volevi comprare con un Mars, pezzo di merda! Stai buono, non è reale! Sei davvero un fottuto cyborg, fratello! E smettila di fare i capricci! Lasciami guardare il telegiornale. Al mondo non esistono solo cartoni animati e videogiochi. Ehi! Ehi, sono qui! Sono qui con te! Ehi, sono tornato! Se senti, io non volevo farti del male, su me ne frega più niente di te e delle tue cazzate. No, 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 senti! Io avevo paura! Era come se la nostra casa fosse dentro un'enorme casa e dentro questa casa ci fosse sempre la guerra. Tu non hai idea quante volte ho riletto per le pagine di You con il questo collettivo. E la partita è finita. Io ho una vita nuova. Ma io ho capito. E adesso devi capirmi anche tu. Questa casa appartiene a tutti. Ci influenza tutti. E ci aiuta a dare un senso alla nostra complessità di esseri umani. Mamma, io non capisco. Capirai quando sarai più grande. Barretta americana! Non fare! Ah, quest'uomo è morto!
day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. We must protect our borders from the ravages of other countries. We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we will bring back our dreams.